Io ho iniziato a lavorare qua 5 anni fa come direttore artistico e fin da subito ho immaginato una mostra di Ray Cesar in questi spazi, anche perché le sue opere sono costituite da codici visivi senza tempo che vanno dal barocco fino, diciamo, agli anni 30, all'Art Deco. Sono proprio quelli gli anni in cui il palazzo ha vissuto, cioè dall'inizio del Settecento fino agli anni 20, perché poi la famiglia si è estinta nel 29, e un po' attraversando le sale si riescono a leggere i vari stili, i vari codici delle epoche barocca, ottocentesca e fino ai primi del Novecento. L'idea di realizzare appunto una mostra di Ray Cesar qua era di creare una continuità, diciamo, storico-artistica tra quello che è stato il passato della famiglia dei Senussi di Paesana e quello che invece è l'arte contemporanea, perché diciamo la missione che mi sono posto venendo a lavorare qui era quella, è quella di far rivivere il palazzo come era nei suoi periodi d'oro, quindi un cenacolo artistico, un luogo dove la cultura era comunque una cultura alternativa alla cultura ufficiale di corte, che insomma per varie scelte qua le decorazioni sono fatte da artisti non di corte, non ufficiali, ma quelli che lavoravano ad esempio per Madama Reale, quindi leggermente defilati. E anche Ray Cesar secondo me appartiene ad una corrente contemporanea che attualmente non è molto riconosciuta qui in Europa, il pop surrealismo, ma che secondo me in futuro si prospetta molto interessante. Sì, diciamo che io non ho visto tutte le opere fin quando non sono arrivate, ma un po' una magia, si sono andate ad ambientare perfettamente ognuna con le sue dimensioni nei vari spazi disponibili. Infatti l'allestimento è stato anche un po' casuale, non progettato realmente, ma fatto sul momento assai specifico in base a quello che era l'opera. È stato molto emozionante, anche perché fino al momento in cui non ho avuto un contatto diretto con lui non potevo sapere se quello che era la bellezza delle sue opere corrispondeva anche alla bellezza dell'artista. Spesso nell'arte contemporanea ci sono lavori bellissimi fatti da artisti, tra virgolette, pessimi. Invece no, nel caso di Ray Cesar tutto coincide, tutto collima. La bellezza che traspare dai suoi quadri è la stessa bellezza interiore. Ieri alla conferenza stampa ha esordito parlando di energia, quindi ci siamo trovati subito perfettamente in accordo.